Rigden, è vero che la vita umana è breve, ma l'essere umano è molto più di un semplice corpo. Per questa ragione, originariamente, le furono date molte conoscenze, soprattutto sui fenomeni che sono invisibili all'occhio umano. Così, nei tempi più antichi, l'uomo conosceva la struttura del mondo e dell'universo e sapeva della multidimensionalità dell'essere umano, della sua essenza e della sua missione. Negli anni 60, il neurofisiologo americano Carl Pribram, dopo numerosi esperimenti, arrivò alla conclusione che anche il nostro cervello è un ologramma e ciò che sentiamo e vediamo è un processo virtuale olografico. Un uomo riceve informazioni sul mondo circostante attraverso il suo cervello, che dalla nascita è sintonizzato su una certa frequenza di percezione. Il cervello percepisce informazioni attraverso gli organi di senso, funziona come un ricevitore. Riceve informazioni sotto forma di un pacchetto di onde, le decifra e le analizza. Questa informazione è sconcertante perché significa che il mondo in cui viviamo non è realmente fiumi, montagne e valli, ma un enorme oceano di onde di varie frequenze. In altre parole, il nostro cervello trasforma solo queste onde in un'immagine della realtà che ci circonda. È simile ai fotogrammi di un film in movimento, che si sostituiscono così rapidamente l'un l'altro che per umano si crea una completa illusione di realtà continua. Quindi scopriremo se una persona che possiede certe capacità a certe condizioni può imporre un certo desiderio ad altre persone. Lo scopo di questo esperimento non è solo quello di cercare di scoprire se esiste la possibilità di provocare un desiderio irresistibile in una persona, ma proprio di scoprire se l'umanità può incontrare un nuovo tipo di pubblicità ossessiva che una persona non potrà rifiutare. Come vedete, ci siamo riusciti, i risultati dell'esperimento sono piuttosto alti. Vorremmo anche notare che il lavoro dell'operatore era complicato dal fatto che l'operatore lavorava senza imprimere un'immagine specifica, ma semplicemente trasmetteva sensazioni fisiche, ciononostante i risultati sono stati piuttosto alti. Bene, si possono trarre le proprie conclusioni sul futuro della pubblicità. Ringraziamo ancora una volta tutti coloro che hanno partecipato a questo esperimento. Vi saluto. È un'altra cosa strana, nel senso che esiste il termine come livello Dio, è usato ovunque al giorno d'oggi, specialmente nei giochi per computer quando si raggiunge il livello più alto. E purtroppo il sistema nella mente della gente trolla continuamente questo concetto, dicendo che, per esempio, sei un parcheggiatore di livello Dio, il miglior photoshopper, cioè di livello Dio, una ginnasta fatta la spaccata di livello Dio. Cosa non vedono le persone in tutto questo? Non vedono Dio. È la simonia, l'assimilazione a qualcosa di esterno. Che se una persona fa qualcosa meglio di chiunque altro, significa che questa persona la fa come Dio. Beh, Dio non lo fa. Dio non lo fa la spaccata e, scusate, non parcheggia la macchina. Quindi, in un uomo c'è sempre questa aspirazione alla perfezione. È il sistema che mostra, originalmente, una persona come personalità ha un desiderio di perfezione spirituale, di vera libertà, di vera vita. È la coscienza che sostituisce tutto. La mente animale influenza costantemente l'essere umano in un modo o nell'altro, attraverso la sua suddivisione, e cioè con la natura animale, che è parte del mondo materiale. Nella maggior parte dei casi la gente non comprende nemmeno questo. I pensieri stanno semplicemente lì e la persona pensa che siano di sua proprietà. È difficile per la gente cogliere dentro di sé azioni e pensieri che provengono dalla mente animale, quando non conosce la propria natura duale e naturalmente non la individua dentro.
dentro di sé. Il risultato è che percepisci le manifestazioni della volontà della mente animale come se fossero desideri, emozioni e pensieri propri, eccetera. L'uomo di fatto è libero soltanto nella sua scelta, ma non è libero dai pensieri, perché la sua coscienza, l'osservatore, effettivamente non li produce, ma soltanto li sceglie fra due correnti, pensieri e stimoli provenienti dalla natura spirituale, la sua volontà, o pensieri e desideri provenienti dalla natura animale, la sua volontà. Cioè, la persona può scegliere la volontà che percepisce, oppure quella che lo ha tentato e applicarvi l'energia della sua attenzione che conduce all'azione. Questo è precisamente il momento chiave della scelta umana. L'unica cosa a cui la mente animale non può opporsi è la forza spirituale, e cioè quando una persona ha già scelto consapevolmente il sentiero spirituale e vive seguendo il suo mondo spirituale interiore, la sua profondità, l'interconnessione con il mondo di Dio per mezzo della sua anima attraverso il profondo sentire, quando può non solo calmare ma anche controllare la sua natura animale e le sue molteplici manifestazioni nei vari desideri ed emozioni. Una volta lei ha detto in un video, quando guardiamo semplicemente, capiamo che siamo per lo più seguiti, diciamo, dai nostri amici che si impegnano nel loro autosviluppo spirituale e che hanno spesso riscontrato che quando c'è, specialmente nei primi momenti di tali rivelazioni spirituali, alle prime esperienze di incontro con il vero amore di Dio, quando si sono riempiti di questo potere, quando veramente sentono quel canto angelico interiore, quando la gioia li riempie, ebbene coloro che hanno avuto questa esperienza capiscono che a questo impulso improvviso segue un periodo in cui per tre giorni sono tormentati dal diavolo nel senso letterale della parola. Sorgono dubbi, ci si sente esauriti, tutto fallisce, tutto è sbagliato. Perché accade questo? Perché non appena una persona riceve questo impulso e ottiene questo potere, il diavolo intensifica il suo influsso su di lui. Tuttavia, tipicamente il suo influsso non dura più di tre giorni. Ma se una persona continua ad alimentare i suoi dubbi e le sue discordie interiori, questo avviene per la sua scelta e non per influsso del diavolo, perché per allontanare una persona dal sentiero, il diavolo la seduce esattamente per tre giorni. Perché tanta gente cerca di conoscere la cosiddetta conoscenza spirituale, tra virgolette. In effetti cercano di imparare la magia, di possedere qualche divino potere nascosto che permetta loro di avere potere sugli altri, nel mondo tridimensionale. Ma questo è in contrasto con il mondo spirituale. Nel mondo spirituale il concetto di potere non esiste. Mondo spirituale significa libertà da tutti questi problemi del mondo tridimensionale. Perché? Perché nel mondo spirituale non esiste il male, il dolore o l'invidia, ma solo felicità e libertà. È difficile che le persone lo capiscano, essendo schiave della coscienza, poiché chi vive secondo le leggi di questo mondo tridimensionale crede che la vera libertà consista nel potere fare ciò che vuole, e che il vero potere sia quando può segretamente influenzare qualcuno con la magia, la comune magia, quando la gente lo teme, quando è rispettato, quando è ricco e indipendente e non gliene importa nulla se tutto questo dura soltanto poco tempo. Perché? Perché la coscienza gli dice: però hai conquistato tutto. O più spesso la coscienza dice: studia e imparerai questa conoscenza segreta e possederai la magia. Di regola però questa conoscenza non viene data alla gente, viene unicamente promessa, anche se il sistema dà a molti dei suoi adepti sia il potere terreno che il benessere e a qualcuno anche la salute. In seguito però se li riprende. Ci siamo mai chiesti quanta attenzione una persona dedica a qualcosa che è già morto?
I vivi pensano erroneamente che le loro azioni possano aiutare i morti e alleviare le loro sofferenze. Noi crediamo che i morti ricevano bontà, grazia, baraka, pietà, dono, cibo, scambio. Tutte le religioni dicono la stessa cosa. Dopo la morte del corpo, una persona non può cambiare più nulla. Se una persona non si è liberata spiritualmente durante la vita del corpo, dopo la morte diventerà una subpersonalità, cioè uno spirito affamato. Tutto ciò di cui i morti hanno bisogno è l'attenzione di noi vivi. I morti hanno bisogno della vita dei vivi per soddisfare la loro fame. L'unica cosa di cui possono nutrirsi è l'energia. L'energia di attenzione che viene da noi, dai vivi. Tutte le tradizioni mirano a mantenere l'attenzione di una persona su ciò che è morto. Così, ogni volta che una persona ricorda il defunto, dà la propria vita. Il prezzo di ogni ricordo è la tua vita. Come si sente una persona? Triste, scoraggiata, impaurita. Ma la vita ci viene data per diventare vivi. Sprecarlo per i morti è come sforzarsi di diventare uno spirito affamato e sperare che i discendenti si ricorderanno di te, ti nutriranno, allevieranno la tua sofferenza e pregheranno per te. Anni, un affair d'état. Gli UFO sono una questione di Stato. Un'inchiesta giornalistica con questo nome è stata pubblicata il 15 luglio nell'ambito del progetto giornalistico Temps Présent sul canale televisivo svizzero centrale RTS. In questo film, politici, senatori, scienziati, leader dell'intelligence e uomini d'affari di tutto il mondo dichiarano apertamente: è tempo che l'umanità riconosca l'esistenza di oggetti volanti non identificati. Sono stati già registrati dalle agenzie di intelligence molte volte e ne esistono prove documentali. Il film fornisce informazioni sul fatto che molti paesi hanno creato programmi segreti volti a studiare fenomeni insoliti e oggetti non identificati e progetti per stabilire legami con civiltà extraterrestri. La trama principale di questo materiale si basa sul fatto che nell'aprile del 2020 gli Stati Uniti pubblicano ufficialmente 3 video con degli UFO. Analizzando questi video, gli esperti confermano che gli oggetti si muovono in violazione delle leggi della fisica e che la loro natura non è chiara. Immaginate se esistono 3 video pubblicati ufficialmente, quanto altro materiale sugli UFO hanno in più. Così, attraverso un'indagine di questo tipo, si suppone che ci sia ancora qualche informazione che potrebbe creare anche una sensazione per l'umanità e cambiare il punto di vista di tutte le persone. Tuttavia, queste informazioni non sono una novità per noi. Sulla TV ne abbiamo parlato più di una volta e abbiamo fatto emergere con fatti innegabili che le civiltà aliene esistono e il contatto con loro non è stato mai interrotto. Essi sono in ascolto.